Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo video. Seguitemi. Allora, qualche volta ci capita che ci avanzano delle farine dentro le buste, ecco come in questo caso, vedete? E quindi che facciamo? Le mettiamo insieme e cerchiamo di tirarci fuori un bel pane lo stesso, anche se sono miste. Le vado a miscelare dentro la ciotola della planetaria, in questo modo. Avete visto, avevo la Rieper, il Camut della Rieper e poi due tipide di cipolla, molino di terracina e poi un po' di casillo, ci ho messo anche un po' di casillo zero. E questa è la mia pasta madre. Quando rinfresco la pasta madre ne tengo sempre un pezzetto da parte a lievitare per poter poi panificare. Ora per l'autolisi ho preparato 250 g di acqua e altri 150, scusate, questi contenitori sono di una marca, adesso non è perché volevo fare la pubblicità dove misceliamo per fare questa dieta, scusate se ho visto la scritta, non volevo assolutamente. È una dieta che stiamo facendo io e mia figlia, però funziona, sembra che funzioni. Bene, vado a bagnare la farina, la inumidisco piano piano, prima con il cucchiaio e poi proseguo con le mani. Metto ancora un po' di acqua fino a bagnare per benino la farina. Magari non ci vorranno tutti i 250, forse 200 grammi penso che bastino. Ecco qua. Sì, ne è rimasta un pochina, la metto dopo. E poi copro con un telo e lascio in autolisi almeno 30 minuti. Bene, è passato il tempo, passata la mezz'ora, aggiungo un altro pochino di acqua, ancora un altro pochino, questi sono i 150 che ho lasciato, però poi vedo, quindi in tutto sono 400, ma sicuramente ce ne vuole di meno, mi regolo quando la vado a mettere, quando giro con la planetaria. Qui sto mettendo la pasta madre. E poi vado a girare per incordare. Aggiungo mano a mano l'acqua, vedete, quella che è rimasta. Così, piano piano. Ci metto anche il sale. Io il sale metto sempre un cucchiaino senza star lì a pesare, però presso a poco sono 7 grammi di sale. Se vi piace più saporito, mettetene anche 9-10 grammi. Io lo preferisco un po' meno, un pochino leggermente sciapo. Anzi, fosse per me lo farei proprio sciapo, solo c'è mio marito che gli piace più saporito. Stacco l'impasto e poi riprendo a girare, lo controllo e continuo a mettere acqua, sempre piano piano, così, quasi un goccio per volta, fino a che non vedo che l'acqua è giusta. Alla fine ne ho messa 380, ne ho avanzato un pochino e ho visto che sono 380 grammi di acqua. Metto nella ciotola che ho oliato. Lo faccio rilassare un attimo, 10 minuti, e poi faccio un giro di pieghe direttamente nella ciotola, in questo modo. Ecco qua.
faccio diverse pieghe, ma soltanto un giro. E dopodiché lo copro, copro il recipiente con la pellicola o con un coperchio, come volete, e lo lascio, aspetto che aumenti di volume. Eccolo qua, sono passate all'incirca 4 ore, l'ho tenuto a temperatura ambiente, se fa tanto freddo lo mettete nel forno con la lucina accesa che gli dà un po' di calore. Ora siamo a novembre, sì, fa freddino, ma non così tanto, quindi non l'ho tenuto con la lucina spenta. Bene, lo metto sul piano di lavoro e come al solito faccio due passaggi di pieghe a tre, i soliti passaggi che conoscete già, i passaggi standard che si fanno dopo la prima lievitazione per proseguire poi con la seconda. Quindi pieghe a 3, questa è la prima. Volendo si possono fare anche 3 giri di pieghe, però questo lo dovete valutare ad occhio. Vedete, questo impasto è bello, è venuto molto bene anche essendo fatto con 4 farine diverse. Quindi con esigenze diverse tra una farina e l'altra, però lo vedo bello. Avete visto, ci sono anche delle bolle di lievitazione, è lievitato bene, diciamo. Poi vedremo in seguito. Tra un giro e l'altro facciamo passare la solita mezz'oretta. Qui ho accelerato un pochino i tempi. Quindi questo è il secondo giro, poi lo terrò altra mezz'ora, guardate che bella bollicina, e poi si va a fare la formatura. Bene, ora procedo per la formatura. Per la formatura del filone, quindi allargo l'impasto. Naturalmente con questo impasto potete fare anche altre cose, potete fare due filoncini, ciriole, anche i panini volendo, non necessariamente dovete fare un filone o una pagnotta, fate come volete, l'importante è che l'impasto è bello, magari poi la formatura delle pagnottine, delle ciriole sarà diversa. Io qui faccio come al solito questa formatura di questo filone in questo modo. L'ho copiata da un amico su Instagram, ma naturalmente non è proprio uguale perché non riesco proprio a farla come la fa lui, però diciamo che gli assomiglia un po'. Quindi adesso mi sono fissata con questa cosa, però ci sono altri modi per formare il filone, magari arrotolandolo, quindi voi fate come credete, anche così vedete senza quelle piegature che ho fatto prima. L'importante è stringere delicatamente, ma bene, stringere e sigillare perché altrimenti dentro poi ci rimangono dei vuoti antiestetici. Ok, il mio filone è pronto. Ecco qua, ora lo metterò in un cestino. Io ho dei cestini in fibra naturale con dei teli appositi. Ecco qua, ma ho visto che li mettono anche senza teli, volendo si possono anche adagiare, si mette un po' di farina, di semola. Però io procedo così, faccio così, lo metto, lo chiudo con il telo, ci metto anche un altro telo poi sopra. E lo tengo 2 o 3 ore, il tempo che ci vuole per lievitare. Eccolo pronto. A me all'incirca ci sono volute 3 ore. Ora io non è che sto lì a vedere l'orologio preciso, anzi delle volte non lo guardo proprio, guardo direttamente l'impasto.
quando è pronto, quindi bisogna solo imparare a vedere quando la lievitazione è giunta al culmine e prima che collassi, prima che si abbassa, quindi deve essere bello gonfio. Faccio un taglio, un semplice taglio. E nel frattempo il forno è a temperatura. Io farò scivolare la mia carta forno sulla teglia calda del forno. Voi, se avete la pietra, sulla pietra. Come vedete, si è gonfiato subito. Ho buttato, ho spruzzato un po' di vapore o pentolino, come volete. E dopo 20 minuti ho abbassato a 220. Ora vi scrivo la descrizione della cottura. Bene, io direi che è molto bello. Non vedo l'ora che diventi un pochino freddo, quindi aspetto un paio di ore prima di andare a tagliare. Ed eccoci al taglio. Ho aspettato un po' tanto prima di tagliarlo, quindi se avessi tagliato dopo 2 ore magari era più croccante. Beh, io direi che va bene, no? Che dite? È ben alveolato, come vedete. Ecco, questo al lato che vedete non è l'alveolo, ma è una chiusura fatta male, vedete? Avete visto? Quindi ecco perché chiudere, stringere bene quando si va a sigillare. Però io direi che è bellissimo, è molto profumato, come vedete è venuto anche il coniglietto che non sempre mi viene, eh? E direi che sono soddisfatta. Bene, amici, io vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate. E chi non è ancora iscritto, se vuole, può iscriversi al mio canale, YouTube oppure seguirmi su Instagram. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao.